effetti? Avevo dei disturbi di stomaco e in più avevo un'anemia, diciamo, non facilmente spiegabile. E quindi è stata fatta una gastroscopia. Esattamente, sì. Una gastroscopia che ha rivelato che sono celiaca. Come questa ragazza sono tantissime le persone affette da celiachia, una malattia autoimmune che provoca una infiammazione dell'intestino tenue. È causata dall'ingestione dei cereali, in particolare di quelli contenenti una proteina che si chiama glutine, che è capace di provocare nei pazienti affetti una vera e propria patologia di malassorbimento. Mancato appunto assorbimento di alcuni componenti vitaminiche e dietetiche che sono necessarie alla nostra vita. Nei pazienti celiaci in particolare è molto comune il malassorbimento del ferro, ad esempio del calcio. E quindi il paziente può andare incontro anche a sintomi che non sono immediatamente ricollegabili alla malattia celiaca, quale ad esempio l'anemia sideropenica da carenza di ferro. In Italia si stima che i celiaci siano addirittura 1 su 100, la maggior parte dei quali però non sa di esserlo perché non sempre i sintomi sono così evidenti. La malattia può insorgere sia nell'adulto che nel bambino in modo classico, quindi con i sintomi tipici legati al malassorbimento degli alimenti, quindi col meteorismo, dolore di mal di pancia, diarrea. Altre volte, ed è sempre più frequente, è possibile riscontrare pazienti che hanno una sintomatologia cosiddetta tipica e quindi hanno dei sintomi che sono molto difficilmente rilevabili. Altre volte ancora la malattia è assolutamente asintomatica. I sospetti del medico possono essere confermati da esami del sangue per verificare l'assorbimento dei nutrienti e soprattutto dalla gastroscopia. La gastroscopia permette di fare le biopsie nel duodeno e poi l'esame istologico dei pezzettini, diciamo, di mucosa che vengono prelevati, si conferma la diagnosi di celiachia. Se trascurata, una celiachia può provocare osteoporosi, deficit di crescita nei bambini, infertilità nelle donne e persino patologie tumorali nei casi più gravi. La terapia è l'eliminazione assoluta per tutta la vita degli alimenti contenenti il glutine dalla dieta. E sicuramente ci vuole un bel po' di spirito di adattamento e un pizzico di fantasia in più in cucina, perché si devono reinventare le ricette tradizionali con farine e ingredienti tutt'altro che convenzionali. Eliminare il glutine permette all'organismo di riparare i danni all'intestino nel giro di un anno circa, ma se la diagnosi è tardiva può volerci più tempo. Il paziente che segue la dieta senza glutine deve però sottoporsi a visite periodiche per valutare la risposta al nuovo regime alimentare ed escludere la presenza di altre patologie. Oggi per i celiaci sono disponibili nelle farmacie prodotti di ogni tipo che permettono di condurre una vita il più possibile normale. Pasta, surgelati, persino la pizza in vari gusti. Possiamo offrirle anche una birra insieme alla pizza. E per finire il gelato o il dolce. Il sistema sanitario rimborsa un ticket di 90 euro mensili e lei può scegliere, il paziente può scegliere cosa desidera. Sono pochi, pochissimi prodotti non mutuabili.